E benvenuti amici telespettatori in questa nuova puntata di Sinceramente. Siamo nella settimana della memoria e per commemorare il giudice Falcone e i poliziotti della sua scorta abbiamo deciso di parlare di un progetto che da alcuni anni un gruppo di poliziotti della Questura di Palermo ha intrapreso come attività socioculturale e pedagogica. E tutto questo vogliamo farlo con i nostri ospiti. Diamo il benvenuto a Francesco Mongiovì, sovrintendente capo della Polizia di Stato, responsabile del progetto Se Vuoi, e Giovanni Assenzio, segretario generale del sindacato di Polizia MP. Grazie per essere i nostri ospiti in questa settimana. Grazie per averci invitato. Francesco, il progetto Se Vuoi è un progetto veramente importante che i poliziotti della Questura di Palermo da alcuni anni, come dicevamo prima, hanno intrapreso. Ma raccontaci tu di questa iniziativa. È un'iniziativa che nasce casualmente un decennio fa, grazie a un altro nostro collega che fa parte del gruppo, che trovandosi con un gruppo di scout che venivano da Modena, sono entrati in contatto casualmente con questo collega, anche lui si chiama Francesco, chiedendo che erano a Palermo, volevano vedere qualcosa di diverso di questa città e che si interessasse della mafia, cioè qualcosa che era accaduto. Che raccontasse, non il solito, giro, il solito tour. No, ma è stato così. Allora Francesco, non sapendo cosa fare, comunque mi accompagnò in qualche luogo e poi da lì vide che questi scout se ne sono andati con un entusiasmo particolare. E poi questi scout hanno passato la parola ad altri e così per i primi anni siamo stati contattati solo da gruppi scout, ma solo che nel frattempo Francesco cominciò a cercare collaborazione in qualche altro collega e la trovò in noi, facendo parte tutti dello stesso ufficio, riuscimmo a creare questo gruppo e quindi piano piano abbiamo Quanti un po' siete? Struttura, siamo adesso circa 12. Poliziotti. E come avviene questa attività? Come si innesca? Questa attività adesso si innesca che intanto funziona sempre col passaparola, non abbiamo mai fatto pubblicità a questo progetto. Perché è un progetto a titolo gratuito. È un progetto a titolo gratuito e poi una cosa che sottolineiamo, non è un progetto istituzionalizzato. Ecco. Anche se devo dire che qualche volta ci è stato chiesto se potevamo istituzionalizzarlo, però noi pensiamo che è meglio non istituzionalizzarlo perché intanto quelli che partecipano a questo progetto lo facciamo col cuore e non lo facciamo né per obbligo di servizio né per qualche altro interesse. Quindi noi occupiamo parecchio del nostro tempo libero perché ci dedichiamo col nostro tempo libero a questo progetto. E spesso anche utilizzando delle ferie, ma volontariamente. Quindi dedichiamo il nostro tempo ai ragazzi delle scuole. Quindi dicevo, funziona fortunatamente solo col passaparola, perché capisci bene ecco, che... Ecco, ma in questi anni, Giovanni, tu sei appunto il rappresentante, il segretario generale del sindacato. Il supporto del sindacato qual è stato? Ma nei confronti del progetto Se Vuoi è quello di sostenerlo, perché crediamo in quello che fanno questi ragazzi. Ragazzi che, come diceva poc'anzi qua il collega Francesco, totalmente gratuito, con tempo sottratto alle famiglie, agli effetti personali, portano in giro le varie scolaresche che ovviamente chiedono di fare questo progetto e noi lo sosteniamo attraverso ovviamente l'organizzazione sindacale in tutte quelle fasi di richiesta di locali all'amministrazione, di mezzi che servono ovviamente per fare questo piccolo tour che parte da la piazza dove è stato ucciso Don Pino Puglisi fino ad arrivare a Cinisi dove è stato ucciso la casa di Peppino Impastato. Lo facciamo appunto richiedendo all'amministrazione mezzi, luoghi, sale, gli uffici dove ovviamente molto spesso portano i ragazzi per far conoscere pure il poliziotto cos'è, oltre ad essere un operatore di polizia, un essere umano, una persona che molto spesso interagisce in positivo con la gente. E devo dire che c'è stata molta sensibilità da parte dell'amministrazione, perché in tutti questi anni ha sempre dato pieno sostegno a questa iniziativa portata avanti da questi ragazzi della mobile.
Dico, oltre a questo, chiaramente, come sindacato di polizia, noi sì, tuteliamo i lavoratori della Polizia di Stato, cerchiamo però di garantire loro benessere. Altre attività. Però il nostro. Ma Francesco, in questi anni il percorso è sempre stato lo stesso fin dall'inizio, o si sono aggiunte delle tappe, o nel frattempo avete pensato di inserire qualche luogo, qualche data particolare? No, il percorso, diciamo che è sempre come, lo stesso. Come si struttura? Sì. Si struttura, come diceva Giovanni, noi con il pullman della polizia. È un giorno. È un giorno o due. Dipende dalle scolaresche, con le quinte elementari, perché noi oltretutto facciamo come le scuole elementari, facciamo le quinte elementari, come scuola media, le terze medie. Quindi le classi in uscita e poi facciamo liceo e universitari, poi gruppi parrocchiali, casa e famiglia, di tutto, scout, non ci fermiamo a nulla. Siamo riusciti a farlo anche con un gruppo di genitori di una scuola dove i figli hanno partecipato al nostro progetto e i genitori, incuriositi da tutto quello che gli hanno raccontato i ragazzi, ci hanno chiesto di volere partecipare al nostro progetto. Abbiamo fatto un progetto per i genitori di quella classe che hanno partecipato. Certo, un'attività che sicuramente nella nostra cultura a Palermo, e non solo, perché è comunque un progetto della provincia di Palermo oggi, sì, e sicuramente mette in mostra anche un aspetto diverso di quello che è la polizia, il corpo di polizia. Certamente, difatti serve anche a questo, ad accorciare quelle sono le distanze tra forze dell'ordine e utenti, e i ragazzi specialmente. E per noi è fondamentale, come diceva Giovanni, il fatto di fare visitare anche i nostri luoghi, il fatto di farli mangiare in mensa con noi. Come i ragazzi, soprattutto di terza media, che già sono un po' più grandetti e magari hanno già una consapevolezza un po' diversa, come la prendono, come la vivono? Noi la vivono sempre intanto con curiosità, poi molto bene. Noi abbiamo delle frasi scritte su delle magliette. Ad esempio, in una delle nostre magliette c'è scritto: non più sbirro un amico poliziotto. Ma questa è una frase detta da un ragazzino che, quando è salito su pullman, noi eravamo solo degli sbirri. Quando siamo scesi la sera dal pullman, eravamo gli amici. E questo per noi è già una vittoria. La nostra vittoria è proprio quella: riuscire a trasmettere ai ragazzi che intanto sotto la divisa ci stanno degli uomini e delle donne, e con i nostri problemi, le nostre difficoltà, le nostre debolezze e le nostre paure. Anche perché suppongo vi capiteranno ragazzi, ragazzini che ovviamente fanno parte di situazioni ai confini, anche sappiamo che Palermo è una città complessa, lo sappiamo benissimo, quindi questo dualismo, questo vivere ai confini, spesso e volentieri ai margini della legalità, come succede in una città come la nostra, probabilmente sarà un impatto anche per loro emotivo molto forte. Abbiamo diversi episodi proprio riguardo a questo problema. Addirittura abbiamo uno che è emblematico, un ragazzo di una scuola di periferia che sale su pullman, ma già è un ragazzo che ha degli obblighi di legge perché ha commesso qualche reato, frequenta la scuola, fa il pullman con noi, sale sul pullman che non ci vuole nemmeno dare la mano. Quando arriviamo poi al reparto volo, dove il dirigente del reparto volo ha creato una cosa bellissima, un registro dei pensieri, quindi tutte le scolaresche che passano lì lasciano, ognuno di loro lasciano un pensierino in questo registro, questo ragazzo, firmandosi, ha scritto: io non stringerò mai la mano a uno sbirro. La sera, quando è sceso, a parte già nel pomeriggio, è cambiato il suo rapporto nei nostri confronti, ma addirittura la sera non solo ci ha stretto la mano, ma ci ha pure abbracciato. Ma è successo un'altra cosa in più. Bella vittoria. Sì, ma è successo un'altra cosa in più. Che il giorno parliamo di una terza media, il giorno degli esami, sempre Francesco, l'altro collega, che si trovava in quella scuola, questo ragazzo ha saputo che Francesco era nell'istituto, lui doveva fare gli esami, al momento che si è seduto davanti alla commissione ha detto: io non do gli esami se prima non sale qui il poliziotto che è venuto a trovarmi. Ha preteso che Francesco salisse davanti alla commissione e lui ha dato gli esami in presenza nostra.
Bellissimo. Come sindacato, penso che questa sia una di quelle attività che dovrebbero essere non una, ecco, ma una serie, perché forse questo è il modo per riuscire anche a educare, tra virgolette. Sì, noi come sindacato di polizia, dicevo poc'anzi in premessa, molto spesso siamo impegnati in attività di ricordo, di memoria, proprio e di educazione alla legalità. Insieme anche alla Quarto Savona 15, che è l'associazione il cui presidente è Tina Montinaro, la moglie la di Antonio, Tina. Che salutiamo, abbiamo fatto tante iniziative, in particolare nel Giardino della Memoria, quel giardino che si trova lì a Isola delle Femmine, proprio in quel tratto di terreno, di autostrada, dove persero la vita, lo ricordiamo, il giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, la moglie, Antonio Viterrocco, i nostri colleghi. In quel giardino praticamente è stata realizzata un qualcosa di bello, dove c'è stata la morte, oggi c'è la vita. Sì. È stato ricostruito questo giardino insieme ovviamente al presidente della Quarto Savona 15, Tina Montinari, e al sindaco di Isola. Abbiamo firmato e sottoscritto un protocollo d'intesa per organizzare iniziative sulla legalità in quel giardino. E con Tina siamo riusciti, e lei continua in questo percorso, a piantumare degli alberi che ricordano tutti i caduti per mano mafiosa. Per cui dico un'iniziativa lodevole che sicuramente ha il suo peso. Che non è una cosa che una volta l'anno, come vorremmo sempre sottolineare. No, è periodicamente, esatto, si cerca di ricordare i vari caduti, al di là del 23 maggio e del 19 luglio, che sono le stragi che ovviamente segnarono il tutto, il percorso nuovo dopo quella data. Anche in altre date, ricordando ovviamente anche altri caduti, come l'ultima che c'è stata, l'omicidio calabrese, un collega al quale è ovviamente il figlio, ha piantumato un albero insieme proprio al figlio di Tina Montinaro Giovanni. Per cui dico un'iniziativa una dietro l'altra, sempre per ricordare e per educare alla legalità. Quest'anno siamo al 26esimo anniversario, ecco, io per esempio ho il mio ricordo, perché avevo una ventina d'anni. Tu, Francesco, qual è il tuo ricordo di 26 anni fa? Il mio ricordo è purtroppo un ricordo triste, diversamente triste. Io sono uno degli appartenenti della Quarto Savona 15, e che quel giorno non era in servizio, e quindi per me è stato un giorno particolare, un giorno molto triste, un giorno dove lì ho perso dei fratelli, non ho perso dei colleghi, perché abbiamo svolto un servizio pur sapendo a cosa andavamo incontro, perché sapevamo tutti che il nostro non era un servizio facile, ma era un servizio che si faceva giornalmente contro la morte. Ti ha cambiato la vita? Sì. Mi ha cambiato la vita in positivo, perché poi mi sono dedicato totalmente a cose positive, sia lavorativamente che poi anche nel sociale. E quindi cerco di dedicare tutto quello, il mio tempo libero è dedicato, diciamo, a loro. Giovanni, secondo te in questi 26 anni cosa è cambiato? Ma diciamo che sono cambiate tante cose, dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio c'è stato un risveglio delle coscienze, la gente ha incominciato a capire, ha incominciato a pretendere, ha incominciato veramente a farsi sentire con la creazione di associazioni, perché quello che stava avvenendo era un qualcosa che non apparteneva a questa realtà, a questo mondo. Per cui ritengo che tante cose sono state fatte e bisogna continuare a fare, ma da quel momento in poi sono cambiate. Anche il modo di pensare, di vivere, di conoscere, ecco, la polizia di Stato, dove vivere, tutto quello che ovviamente ci circonda, comunque c'è stato un cambiamento radicale. Io vi voglio ringraziare per essere stati i nostri ospiti. Vorrei soltanto far dire a Francesco come le scuole devono mettersi in contatto con voi per aderire a questa iniziativa.
Ecco, proprio dal fatto che dicevo che fortunatamente non facciamo pubblicità al nostro progetto, comunque ormai le richieste sono talmente tante che non abbiamo più una regola di ingaggio. Noi quest'anno stiamo facendo, chiediamo a tutte coloro che ci, le insegnanti che ci contattano, di inviarci una mail di richiesta, sottolineando nell'oggetto richiesta alla partecipazione del progetto Se Vuoi, e quindi poi faranno la loro richiesta. Non è una richiesta istituzionale, è una richiesta fatta a noi, perché noi poi tramite tutte queste mail che riceviamo faremo un calendario per selezionare. Noi più di 4 scuole al mese non possiamo fare, 4 classi al mese, perché ne facciamo una a settimana, e più di queste non possiamo fare, anche perché nel nostro progetto ci sono i testimoni. Se non ci fossero i testimoni ne potremmo fare anche di più, ma noi abbiamo dei testimoni che, come noi, utilizzano il loro tempo libero per incontrare questi ragazzi. Noi abbiamo testimoni che si fanno chilometri per venire a incontrare i ragazzi e non saltano mai un appuntamento. Anzi, loro vogliono il calendario, in modo che loro già si preparano prima ad essere liberi a questo incontro, perché anche loro hanno sposato il nostro progetto. E la cosa bella, la cosa interessante di questo progetto è proprio quello lì: vivere in sinergia noi e i testimoni e i ragazzi. Noi i ragazzi li definiamo l'estensione della nostra famiglia. Ed ecco, ed è proprio ai ragazzi che ci vogliamo rivolgere, non solo, perché adesso noi salutiamo Francesco e Giovanni, perché continuiamo la seconda parte della nostra puntata, sempre omaggiando Giovanni Falcone e i poliziotti della sua scorta, e voglio farvi vedere un video. Ci vediamo subito dopo questo video. È vostra, non è cosa nostra, istituzione organizzata ma nascosta, uomini d'onore vi chiamate, un onore basato per tutte le persone che sono state ammazzate. Disonore, ma quale onore, tutti in silenzio senza rumore, la gente guarda chi muore dal balcone fissa per ore, un corpo sdraiato che non si potrà più rialzare, nessuno dice nulla, lo Stato sta a guardare, patto di sangue con Dio, al paradiso poi di lì addio, confessi i peccati commessi che la Sicilia ne porta i riflessi, terra baciata dal sole sprofonda giù dentro lo Dio. Tanti delitti commessi, troppi decessi per compromessi, vigila l'omertà, dagli anni 80 100 passi senza avere pietà, questo ricordo ci accomuna dentro una verità, nascosta come una bugia, la mafia non esiste, è tutta fantasia. Quest'area inquinata non si può respirare, l'unico modo per cambiare è iniziare a lottare. La mafia contagia come una malattia, quanta ipocrisia fingendo fosse amnesia, ma le parole si sa fanno sempre male, i ricordi chissà se li puoi scordare, il modo più vero per reagire e affrontare, Falcone e Borsellino vegliano sul nostro mare, pagano il pizzo restando tutti, ossessioni e oppressioni continuamente, magistrati corrotti perennemente, senti, ascolta il suono della rivolta. Palermo vi miro e a The Shot imitate il padrino Hugo Boss, deviati mentali che credono di essere uomini doc, trovi in tesoro un amico sincero e chi ti ammazza per 100 euro, uccide d'estate col cielo sereno, terra bruciata dall'oro nero, rispetto zero, mediocrazia, solo potere in democrazia, figli suicidi corrompono bene, promettono il bene in burocrazia, è tutto inventato, regole imposte da loro, solo per loro che capolavoro, dipingono il mondo di rosso uccidendo di nuovo, ma adesso basta, la mia voce corrompe il silenzio per poter esprimere quello che penso. Riflessioni, eccezioni, tutti i mafiosi in Sicilia per voi senza distinzioni. La mafia è vostra, non è cosa nostra, forse dovremmo darci tutti una risposta. Fate le guerre e non vi importa, guarda la brava gente che i vostri capricci è sottoposta. Quest'aria inquinata non si può respirare, l'unico modo per cambiare è iniziare a lottare.
la mafia contagia come una malattia, quanta ipocrisia fingendo fosse amnesia, ma le parole si sa fanno sempre male, i ricordi chissà se li puoi scordare, il modo più vero per reagire e affrontare, Falcone e Borsellino vegliano sul nostro mare. Quest'aria inquinata non si può respirare, l'unico modo per cambiare è iniziare a lottare. La mafia contagia come una malattia, quanta ipocrisia fingendo fosse amnesia, ma le parole si sa fanno sempre male, i ricordi chissà se li puoi scordare, il modo più vero per reagire e affrontare. Falcone e Borsellino vegliano sul nostro mare. E bentrovati amici telespettatori. Vi è piaciuto il video che vi abbiamo fatto vedere? La mafia è cosa vostra? Bene, abbiamo qui con noi il rapper Mac. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, ciao Mac, Paola. Al secolo Alessandro Macaluso. Questo brano racconta, questo brano è uscito il 20 aprile. Sì, è uscito il 20 aprile. E come ti è venuto di fare un brano? Ma inizialmente... La mafia è cosa vostra? Tu sei piccolo, cioè tu... Ecco, quanti sì, anni hai? 25? Io ho 25 anni. Cioè, forse non eri neanche nato quando... Nella pancia di mamma, molto probabilmente. Quindi ho deciso di scrivere questa canzone perché penso che la musica, soprattutto la musica rap, ancora oggi, nonostante sia cambiato il modo di fare la musica rap, possa mandare, deve mandare dei messaggi positivi, soprattutto a una generazione che è abituata a vedere odio in televisione, odio sui social, violenza... Si parla sempre e soltanto di queste cose. La musica rap non parla più di messaggi positivi, quindi essendo siciliano, palermitano, mi è sembrato giusto e penso di averlo fatto in maniera egregia, di elogiare questi eroi che hanno lottato per la nostra tra nazione. Tra l'altro leggevo che questo brano nasce anche per un modo di contrastare il fatto che alcuni ragazzi non sì, erano stati ammessi a un corteo per qualcosa che loro dicevano. Esatto, cos'era? Nel 2016, la manifestazione del 23 maggio, i ragazzi della scuola del liceo Garibaldi e Cannizzaro avevano realizzato degli striscioni che non sono stati accettati da parte delle perché istituzioni. Cosa diceva uno slogan diceva non siete stati voi, ma siete stato voi. Hanno sequestrato gli striscioni ai ragazzi e non li hanno più fatti partecipare perché alla manifestazione. Perché sì, alludeva al fatto che potesse esserci una trattativa Stato-mafia. Ma che c'è stata, cioè, palese. Quindi alludevano e quindi è stato non sono stati ammessi questi infatti, striscioni. Assolutamente, cioè, una cosa assurda. Lì allora, siccome... L'anno precedente, se eravamo nel 2016 quando hanno sequestrato gli striscioni, parlo del 23 maggio del 2015. Io con la mia scuola, che ho frequentato il liceo Serale, il nostro slogan era proprio la mafia è cosa vostra. Dissi, questo è il titolo di una canzone, questa è la mia canzone, e quando avrò le idee giuste la scriverò. L'anno successivo, nel 2016, questi ragazzi non hanno partecipato, io il giorno stesso arrivo a casa, apro il foglio e scrivo la canzone. Sì, tra l'altro è un testo molto, molto toccante, come avete potuto ascoltare anche voi. Ma tu sei un rapper già da prima, perché sì, già hai avuto altre esperienze sì, 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 musicali. Io inizialmente nasco come speaker da discoteca, ho lavorato con quasi tutte le organizzazioni che ci sono qui a Palermo. Certo, sei un figlio d'arte perché mi dicevi anche il papà è batterista, mio zio è ballerino, quindi abbiamo deciso di abbandonare il settore di serate per dedicarmi solo ed esclusivamente alla musica. Ho scritto due brani, uno dal titolo Mac e Spavento, che potete trovare sempre su YouTube, un altro In the End, cover dei Linkin Park, riscritta in italiano insieme a Aida. La terza canzone è il mio primo inedito, intendo dalla strumentale, perché i testi sono sempre stati miei, dal titolo Bam Bam Bam. Con questo inedito ho avuto la fortuna di partecipare alla prima tappa del Festival Show, dove ho aperto il concerto a Fabrizio Moro, Umberto Tozzi e tantissimi altri artisti. Quindi sei un artista in crescita. Sì, esattamente. Adesso quali altri progetti? Ma adesso l'1 giugno uscirà un brano molto simpatico, comico, dal titolo CAG 8. Prodotto dai Marnage, in collaborazione con un cubano, El Bandera, insieme a Matt Teo, che è il personaggio principale di questo videoclip, che è un nano, ma è una persona immensa, immensa, nonostante la sua statura. E poi ci sarò io, ovviamente. Ma il rap, secondo te, cosa
cosa bisogna avere per fare il rap? Il rap nasce in America come mezzo di comunicazione, quindi principalmente magari dovresti scrivere dei testi sensati. Il rap di oggi, chiamato trap, per lo stile, per il sound, non manda più tanti messaggi positivi. Non che la cosa non mi dispiaccia, perché comunque la musica è bella, tutta in generale, però si è perso un po' il valore del testo. Non tra ci sono i rapper più testi italiani, a chi vorresti? Ma tuttora Caparezza, Fabri Fibra. E invece internazionale? Eminem. Okay. Lì parliamo di una E se dovessimo parlare di altra musica invece? Qual Ma è di altra musica? Musica io fortunatamente ascolto tutto, dai Queen a Lucio Battisti, a Claudio Baglioni, a Antonello Venditti. Palermo è una città che comunque da un punto di vista musicale è abbastanza calda. Cioè sì, abbastanza... molte persone fanno musica, artisti di strada, però abbiamo meno visibilità rispetto ai ragazzi che si trovano al di fuori della Sicilia, perché in Sicilia ci sono tantissime cose che non vanno bene, l'amministrazione della Sicilia non va bene, non tu, devo dirlo tu, io. Dalla tua giovane età, cos'è che ti dispiace maggiormente? Un po' lasciato andare. Eppure certe volte magari i più grandi magari dicono di voi giovani che vi impegnate poco politicamente, socialmente. Sì, che magari poi non è vero. Siete più predisposti ai social. Ma che i social possono essere un mezzo di comunicazione bellissimo per poter divulgare messaggi o comunque sia parlare di argomenti. La tua famiglia cosa ne pensa? Ma della tua passione per il rap? Mi appoggia. Da quando riscontriamo dei risultati importanti mi appoggia. Inizialmente, come tutti i genitori, o quasi tutti i genitori siciliani, sono un po' più tirati. Ma vai a lavorare, fai, dici, però già dopo i primi risultati mi hanno lasciato fare tranquillamente. E nella tua crescita artistica cos'è che hai intenzione appunto di fare? Ma nella mia crescita artistica sicuramente sto imparando a cantare, o meglio, io già canto, però non ho chissà quale voce, sono un rapper. Sto cercando di migliorare il canto per unire le cose e completarmi a 360 gradi. Ma per scrivere un testo di rap, sì? cosa si deve fare? Cioè, perché sembrano tante parole una dietro l'altra con una certa assonanza, con una cantilena. Esattamente. Allora, la musica per il canto ha bisogno di tonalità. Il rap ha bisogno di flow, che è la stessa identica... Flow, sì, che è la stessa identica cosa. La musica ha delle battute, quindi metricamente c'è un tempo. Quando scrivi cantando, scrivi intonando quelle parole, metricamente devono essere corrette. La stessa cosa è con il rap. Devi adattare l'interpretazione, il timbro della voce, metricamente al tempo del beat della strumentale che tu stai scrivendo. Ed è facile scrivere, potresti fare pure un freestyle in questo momento, poter improvvisare, ecco, al momento. No, non è il mio caso, invece in questi giorni che c'è appunto la commemorazione, sì, la nostra commemorazione, tu cosa farai? Sarò il giorno 23 maggio alla Magione a Palermo alle ore 12, 12 e mezza inizierà il live, sarò lì. Canterò la mia canzone, ne parleremo, presumo, lì sul palco, per poi alle 18 trasferirmi a Lascari, che salgo sempre lì sul palco di Lascari e farò Perché la stessa Lascari? Identica cosa. Mi hanno chiamato. Ah, lì. Ecco, proprio sì, per sì. una... Sì, sì, ovviamente a titolo gratuito, io non prendo soldi per quel giorno. Ed è una cosa molto importante, perché se ho scritto questa canzone non l'ho fatta solo ed unicamente per farmi vedere, ma l'ho fatta perché l'ho scritta. Cosa dicono i giovani ragazzi, i tuoi coetanei sui social di te? Ma, sta piacendo molto questo brano. Ovviamente è un brano che attraverso i social non può avere la stessa spinta del brano che ho annunciato che uscirà il 1° giugno, che è un brano già trash, DM, divertente. Qui io ho bisogno dell'aiuto dei media e della divulgazione attraverso i live, attraverso gli incontri con le scuole, però sta andando molto bene, piace, soprattutto sentirla cantare ai bambini dall'inizio alla fine, la soddisfazione
più grande che ci possa essere. E noi vogliamo augurarti un grande in bocca al lupo. Crociamo le dita. E adesso vogliamo salutare i nostri telespettatori per averci seguito. Assolutamente, grazie. Ricordare di visitare la nostra pagina Facebook, il nostro sito ctsnotizie.it. E un grande abbraccio e alla prossima.